Quello là distante è proprio Gabri, lo vedete? E oggi dobbiamo fargli lo scherzo perché gli ho detto di nuovo, mi sa che poi dopo inizierà a sospettare di questa cosa. Gli ho detto che praticamente dovremmo fare un sacco di belle vanille in questo mondo. Cioè dobbiamo fare la vanilla praticamente, solo che sono deficiente e non so come dirlo. Però adesso sono diventato invisibile, infatti voi non riuscite a vedermi, se faccio così non mi si vede ovviamente, no? E poi ragazzi, vi faccio capire, no, che anche in questo video ci sono i minigiochi che voi dovrete scoprire, poi magari mi scriverete nei commenti se partecipate, insomma, ai minigiochi, se avete voglia di partecipare, eccetera, senza parare però. E quindi sono molto belli i minigiochi, ho visto che vi piacciono, è molto bello secondo me questa cosa dei minigiochi, mi fa piacere che vi piacciano, perché è una nuova cosa aggiunta che mi pare che proprio non l'abbiano mai fatto altri youtuber italiani, perlomeno, almeno per quanto io ne sappia, poi dopo non lo so, mi potrei sbagliare, se sapessi parlare forse sarebbe meglio, soprattutto per YouTube Dunis dovrei saper parlare. Però che scherzo andremo a fare oggi, ragazzi, ragazzuoli delle ragazzucci? Praticamente possiamo prendere una poison, praticamente niente, gli faremo un sacco di scherzetti tipo del genere e gli ho lanciato questo. Lui adesso penserà ma sarà una strega normale che non lo so, tipo che mi ha lanciato la pozione, forse è normale, no? Certo, stare lì a continuare a craftare le cose mi sembra un po' strano da parte sua, ma potrebbe anche darsi, come vi ho detto all'inizio, che ormai lui non creda più a niente di ciò che noi abbiamo detto, dato che ormai sappiamo bene che non, insomma, cioè nel senso, se dici troppe volte ad una cosa ad una persona, poi dopo inizia a non crederci più, ovviamente, no? Ma è normale così, ma è normale, perché anche negli scherzi, ragazzi, ho detto, attenzione, Gabri, c'è la vanilla, cioè secondo me non ci crede più ormai, anzi sarebbe strano se ci credesse, capito? Ok, ok, ha preso di nuovo danno, ora magari si... No, niente, lui continua tranquillamente, perché appunto, non lo so... Mi sembra strano. Se io invece prendessi tipo il flint in stile e lo bruciassi, questa è una buona idea. Questa è un'idea da premio Nobel della matematica, no? Scherzo, ovviamente. Non... Per quelli che hanno preso il premio Nobel nella matematica, ciò che io non so fare, peraltro. Sto scherzando, non pensate davvero che sto dicendo questa cosa, cioè, ovviamente non è da premio Nobel nella matematica, tranquilli. Oh, però l'ho bruciato, per fortuna. Ed eccoci al minigioco su Minecraft. Allora, dovrete scegliere quali, secondo voi, di questi quadrati, sotto di questi quadrati, ci sarà un Gabri. Perché sì, sotto uno di questi quadrati, solo uno, ragazzi, solo uno, ci sarà Gabri, ma sotto uno di questi tre. E ora voi dovete scrivermelo nei commenti se avete voglia, senza parare però, puzzacchioni, puzzardine. E quindi adesso vi darò 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ok, avete scritto, bene, spero di sì. Allora, se avete scelto questo quadrato, beh, vi devo dire che sotto questo quadrato purtroppo non c'è il povero Gabri. Avete trovato del ghiaccio che farà molto freddo. Invece, se avete scelto quest'altro quadrato giallo, purtroppo comunque non c'è Gabri, perché c'è una lava che se cadete su Minecraft è la fine dopo. Invece, se troverete questo quadrato, beh, qua ci sarà il Gabri che parlerà. Hai trovato una. Ma che caspita di problemi. Ma è scemo, ma che tipo di problemi ha? Non si sta muovendo, ma è ah, adesso magari c'è Herobrine che tipo gli sta facendo cose, lo sta incendiando, forse è questo che sta facendo. Chissà che cosa starà pensando, poverino. Ogni volta noi facciamo sempre gli scherzetti cattivi al povero Gabri. Poi sempre il povero Gabri. Poi stavolta oggi non c'è nemmeno più nonno. Nonnino, ci manchi. Con i tuoi denti che cadono a pezzi. Con... povero. Con... non lo so. Mi vengono solo in mente cose volgari da dire, quindi vorrei evitare di dire queste cose. Anzi, sapete cosa faccio adesso? Lo sposto Gabri, così vediamo un attimo cosa da dire, perché... Ehi là, Gabri! Dunis, ciao! Ciao! Scusa, ti sento un po' arrabbiato, cosa... come mai? No, non sono arrabbiato. Ok, va bene. Guarda che comunque io fra poco arrivo nella nuova vanilla, Ah, meno male. Sì. E come sta procedendo questa nuova vanilla? Dimmi un attimo, perché... come al solito succedono cose strane. Ma dai, ancora, dai, è impossibile. Cioè, non... io te l'ho detto, ho anche messo la protezione sbrrrle, che è una nuova protezione praticamente che chiunque dovrebbe sapere, no? Va bene, ciao. È deficiente. Ma tipo si è offeso male, secondo me. Cioè non dobbiamo... Vabbè, non dobbiamo più dirgli della protezione sbrrrle. Forse si è offeso.
magari non lo so, forse nella sua lingua vuol dire una cosa brutta, sbre. Cioè tipo magari abbiamo insultato la sorella, cioè chi lo sa, può essere come può non essere. Povero povero Gabri, mi sa che l'ho insultato nella sua lingua. Che poi lui in teoria è italiano, no? Cioè credo, spero, non lo so, sì, beh, sì, sicuramente è italiano, però, però va bene, nel senso, magari, non lo so, parla nella lingua del Dio Lama, per dire, per non dire, per dire, per puzzare, per scurreggiare, insomma. Io di nuovo ho lanciato sta roba. Adesso prende le cose, ok. Chissà cosa prende poi questo puzzardino. La TNT, avete capito, puzzardi, puzzardi che non siete altro. Sì, vai, mannaggia lui, guardate, oh. Guarda che sta scappando, che bippano. Però adesso io, tipo, sarei già uscito ormai dal server, perché io mi sarei cagato completamente addosso. Mannaggia lui, che continua. Ma se io tipo facessi tipo un'esplosione, tipo, oh, che spacca ste erbe di M schifose che mi danno fastidio alle orecchie, che io ho le orecchie sensibili. Benvenuti nel minigioco su Minecraft. Adesso dovrete di nuovo trovare Gabri. Pensate voi, dove sarà mai Gabri? In quello blu o in quello rosso? Beh, potrete deciderlo voi. Potrete chiaramente deciderlo voi. Potrete scriverlo anche nei commenti se avete voglia, senza parlare, però mi raccomando. Vi darò 5 secondi per poterlo scrivere. 5, 4, 3, 2, 1. Non so perché sto facendo questa cosa. Vi chiedo scusa se vi state cringiando. È perfettamente normale. Allora, se avete scelto lo standard rosso, beh, purtroppo vi devo dire che qua dietro non c'è assolutamente nessuno. Ma se invece avrete scelto quello blu, ecco, abbiamo trovato Gabri che si è dimenticato di nascondersi. Non vale. Stupide orecchie sensibili. Dovrei andare da un medico delle orecchie. Qual è il medico delle orecchie? Tipo quello che ti cura le orecchie, no? Tipo, vabbè, non lasciamo perdere. Tipo l'otorino alla lingua iatra, se non mi sbaglio. Cosa che comunque a nessuno interessava, ma giusto per... Ma che c'è? Nel senso, io vado su YouTube a dire ste robe, vabbè, insomma. Pure io ingenuo nella mia ingenitudine. Ragazzi, fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di video, perché io chiaramente ne porto altri, Mannaggia, adesso gli faccio cadere tutto. Però porca puzzarda, si è salvato. Che fortuna sfacciata che ha lui. Attenzione, no, ormai è la sua fine, è la sua fine. Ma se n'è andato? Che schifoso, ma si è messo in invisibile. No, effect clear Gabri. No, come osa mettersi in invisibile di fronte ai miei occhi dei Dilunis. Basta, mannaggia lui. Madonna mia, ma no, non è possibile, dai raga. Cioè mi sta prendendo. Adesso gli lancio le peggio cose. Adesso gli faccio venire. Si è messo in creativa. No. Ah no, non è in creativa, ok. No, sta prendendo danno, ok. No, infatti stavo dicendo, mi stavo leggermente alterando, no, perché ho detto porca puzzata, se si mette in creativa adesso è la fine per lui completamente. Proprio così ho detto, porca puzzardona. Vediamo cosa stava. Dai. Ah, ma io sono... Mi sa che avevo finito l'invisibilità, ragazzi. Forse da poco, spero da poco. Se no, insomma, non è che sia una cosa molto buona. Anzi, sapete cosa faccio? Adesso lo sposto. Scusate se ho colpito il microfono. Ehi, là, Gabri. Dunis. Ma stai parlando basso, ma ti sei rincon... Ma come? Dimmi un po', sta procedendo? Sei preso? Hai trovato l'Ender Dragon? No, ho appena iniziato a giocare. Ma che stupido, guarda, io l'avrei già trovato ormai. Sì, va bene, ok. Come? No, scusa, non fare il tono così stizzito, sennò poi dopo no, devo bannare sia dal server che dappertutto. Non ce n'è bisogno. Ok, non ce n'è, altrimenti dovrò agire sul voto di condotta modificandotelo. Cosa? Sì, dovrò, perché praticamente sì, però sta entrando in, cioè volevo dire, ho visto qualcuno che stava entrando dentro il buco del topo, dato che io ho un buco del topo nella mia camera. Ho visto il topo, okay, che entrava. Va bene. Sì, ho visto il topo che entrava, ovviamente, giustamente. E però, giustamente, in questo buco c'è buio, quindi il topo dovrebbe uscire dal buco, praticamente. Stavo pensando io, no? Poi dopo ognuno pensa le cose che vuole, eccetera, eccetera, no? Comunque, dimmi un attimo, caro Gabri, che puzza e scurreggia. Sta procedendo bene, quindi, in questo modo? No, succedono sempre cose, però io comunque... Ma senti... Sospetto sempre. Io ti ho detto che ho messo la protezione sbra... Cioè... Però non la protezione Dunis. Qual è la protezione Dunis? Quella che... Così non, per non fare gli scherzi, no? Ma come ti per...
permetti di accusarmi di una cosa così? Ormai è punibile penalmente dal codice penale infernale. Cioè, veramente siamo, perché per chi non lo sapesse, no, noi qua siamo residenti negli inferi. Scherzo, ovviamente, no, per le persone religiose. Cosa? E anche per quelli non. Vabbè, insomma, lasciamo perdere questa cosa, perché poi potrebbe andare male a finire. E è comunque punibile penalmente dalla regola di Dunis. Come ti permetti? Cioè, voglio dire, di dire una cosa del genere. Sì, va bene, ciao. Adesso, ma si è offeso di nuovo, porca puzzarda, oh ragazzi. Proprio non ci si ragiona con questo ragazzo, guardate. Gli devo per forza dare il voto di condotta negativo. Mamma mia, oh, questo. Gli do 2 nel voto di condotta, lo faccio bocciare. Poi dopo resterà in prima elementare a vita proprio. Non ne posso più di questo ragazzo qua che non ragiona. Non ragiona, non ci si può ragionare. E si comporta male. E fa le cose brutte. Scurreggia. Non è possibile. Non è possibile, proprio no. Non è possibile, ragazzi. Cioè, io sono sconvolto, sciocco basito, rincitrullito, incosprindato. Cioè, io sono wow. Comunque, io direi che è arrivato forse il momento di dirgli la verità, ragazzi. È arrivato il momento. Caro Gabri, era tutto uno scherzo, avevi ragione tu? No, non lo sapevo, non lo sapevo. Non fare sarcastico. E poi, niente, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate la like, attivate la campanellina per vedere i prossimi video. Ne sarei molto contenta di questa cosa. Contenta, ok, sono una cicamara. E quindi noi ci vediamo al... commentate, ovviamente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!